Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Su Berlusconi Travaglio dice: "Non parlo fino a quando non starà bene, ci vuole stile." Quindi dice proprio queste parole: "Non mi esprimerò fino a quando Berlusconi non sarà dimesso in forma. Ci vuole anche un po' di stile." Sono le parole di Marco Travaglio, ospite della trasmissione 8 e mezzo sulla 7, riferendosi alla positività di Silvio Berlusconi al coronavirus. Credo sia sbagliato anche da parte di chi come me lo ha sempre contrastato, criticare Berlusconi in questo momento, come ha fatto Carlo De Benedetti. Non è un deficit di informazioni smettere di ricordare le vicende giudiziarie di Berlusconi e quello che ha fatto all'Italia. È un signore malato di una certa età. De Benedetti, che 2 mesi fa preferiva Berlusconi a Conte, avrebbe potuto sorvolare e aspettare l'uscita di Berlusconi dall'ospedale per riprendere la sua legittima operazione di critica, dice Travaglio. Ma la legittima operazione di critica, voi sapete che De Benedetti dice: "Auguri Silvio, rimani sempre un imbroglione", lo dice la Cassazione. Hai pagato per comprare un giudice, ma realmente Berlusconi non è mai, attenzione, Berlusconi non è mai stato processato per il lodo Mondadori, non è mai stato condannato per il lodo Mondadori. La Cassazione ha respinto, che è stato il terzo organo che ha respinto il processo a Berlusconi per inconsistenza dei fatti, derubricandoli a semplici sospetti. Quindi per 2 volte la magistratura ha respinto le accuse contro Berlusconi in quanto solo semplici sospetti, infondatezza delle prove. E la Cassazione ha respinto anche loro per la terza volta il processo a Berlusconi per inconsistenza delle prove. Naturalmente, dopo tre volte che viene respinta queste accuse verso Berlusconi, poi cade in prescrizione. Ma attenzione, cade in prescrizione perché è stata respinta per ben 3 volte dalla stessa magistratura l'accusa contro Berlusconi. Quindi Berlusconi non se l'è cavata per la prescrizione. Berlusconi non è stato giudicato né processato per inconsistenza delle prove, derubricate a semplici sospetti. Quindi le legittime operazioni di critica che dice Travaglio non sono corrette, perché De Benedetti ha parlato di imbroglione, lo dice la Cassazione. La Cassazione non si è mai espressa su Berlusconi dandogli degli imbroglione che ha corrotto un giudice. Quindi, fa piacere questa presa di posizione di Travaglio, no? Ci vuole stile, ne parlerò dopo, ma non c'è niente da dire dopo, né prima né durante, perché i fatti sono quelli che vi ho raccontato, non sono interpretabili, non sono interpretabili. Quindi non so che cosa avrà da esprimersi dopo Travaglio, perché quindi Berlusconi torna di moda a parlare di Berlusconi perché è stato malato? Potevi parlarne prima, ne hai parlato per 20 anni, caro Travaglio, hai tanto odiato Silvio Berlusconi che adesso parli di un uomo di una certa età in difficoltà. Questa forse è la sindrome, no? Non so come si chiama quella sindrome per la quale chi ha tanto odiato una persona alla fine diventa un amico, diventa più che un conoscente, un quasi amico, no? Mi viene in mente Gad Lerner che ha parole buone verso Bossi quando era malato, dice: "Ma beh, comunque tanti auguri, Bossi. Ci siamo tanti odiati", però diventano praticamente, quando si odia tanto una persona, probabilmente diventa anche quasi uno di famiglia, no? Non so come si chiama questa sindrome e se esiste, ma Travaglio credo che ne è affetto, visto che dice: "Attenzione, rispetto per Berlusconi." Voi dite: "Ma è solo perché è una persona per bene." Probabilmente non è nessuna sindrome, è solo perché è una persona per bene. Anche Renzi dice contro Berlusconi, ha detto delle parole meschine. Ospite da Nicola Porro a Quarta Repubblica condanna le parole di De Benedetti, definendole appunto
meschine. Chiedo un applauso di incoraggiamento, gli rinnovo gli auguri di pronta guarigione, ma la mia convinzione è che sia stato molto nocivo per il paese, diceva l'ex presidente di Olivetti. È stato un grande imbroglione, lui ha versato, non a me, che non ho preso neanche un euro, ma alla CIR 562 milioni, che è la più grande goduria che io abbia avuto nella mia vita. Parole confermate anche dopo le forti polemiche sorte in seguito. Io duro su Berlusconi? Assolutamente no. È un imbroglione, lo dice anche la Cassazione, ma come vi dicevo non è vero, la Cassazione non l'ha mai detto. Intanto da chi viene la predica, potremmo dire. L'ex direttore di Repubblica, proprio De Benedetti, fu graziato nel 93 dai pubblici ministeri di Milano, ma a Roma lo fecero arrestare. Ingegnere, lei è in arresto. Bisogna tornare a quel pomeriggio di novembre del 1993, nella caserma milanese di Via Moscova, per capire fino in fondo il rapporto di Carlo Benedetti con la giustizia. Visto che ha accusato Berlusconi, a differenza di Berlusconi, è lui, a differenza del suo nemico, che ha provato proprio la cattura e la galera. E beh, è una macchia che si porta dietro, più o meno consciamente, e ribalta sull'avversario le colpe di cui, in modo più ben drammatico, lui stesso è stato chiamato a rispondere. E così, nel pieno della tempesta di Mani Pulite, quando aveva capito che le indagini del PUL si avvicinavano pericolosamente alle tangenti versate dalla sua Olivetti ai partiti della Prima Repubblica, aveva mandato i suoi legali a trattare a Palazzo di Giustizia, chiedendo di incontrare Di Pietro e i suoi colleghi a piede libero, promettendo di consegnare loro un memoriale confessionale, una sorta di salvacondotto che all'epoca chiedevano molti imprenditori, con alterne risposte. Ci provò anche Raul Gardini, a lui dissero di no, e l'inventore di Enimont si fece saltare, si sparò. E quindi a De Benedetti invece venne detto di sì, e il 16 maggio del 93 potrei incontrare i PM nella caserma dei carabinieri di Via Moscova, ammettendo quello che fino al giorno prima aveva negato, giurando e spergiurando, cioè di aver comprato appoggi e appalti a botte di miliardi. E beh, diciamo che poi la storia è lunga, non ve la sto a raccontare, ma è per dirvi, ma da chi viene la predica? Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata.